Allora, prima regola, cioè quando noi abbiamo uno schema R, la prima cosa che dobbiamo fare è tradurre le entità. Le traduciamo e le trasformiamo in relazioni che poi diventano tabelle. Quindi semplicemente scriviamo il nome e l'entità e tra parentesi tonde i vari attributi separati da virgole. Per convenzione, convenzionalmente, le chiavi primarie vengono sottolineate. Vediamo quali sono le regole per tradurre. Io vado subito nelle 1 molti, che sono quelle che abbiamo fatto l'ultima volta, che vi sono, diciamo, più chiare, immagino, no? Perché l'abbiamo fatto. Traduzione di associazioni 1 a molti, non opzionali. Intanto devo dirvi una cosa. Qualunque associazione potrebbe essere tradotta creando una nuova tabella. E non sarebbe sbagliato. Però, quando ci troviamo ad avere delle associazioni, uno a molti, non è conveniente. E allora, perché non è conveniente? Perché si andrebbero a creare delle tabelle in più che non servono. Quindi, quando abbiamo delle associazioni, uno a molti, solitamente si usa il meccanismo della chiave esterna, quello che abbiamo usato nell'ultimo esercizio fatto. Cioè, prendiamo questo esempio, abbiamo giocatore, gioca in squadra. Giocatore gioca in una squadra, mentre nella squadra giocano da 1 a n giocatori e c'è un attributo ingaggio. La traduzione si fa scrivendo naturalmente l'entità giocatore, trasformandola in una relazione, stessa cosa per squadra. Poi si prende la chiave primaria di squadra. Perché la chiave primaria di squadra? Perché si va a prendere la chiave primaria dove c'è 1 n. Ok? Dove c'è 1 n. E la si va a mettere come chiave esterna in giocatore. Vedete? Qua. Quindi la chiave esterna. No, la chiave primaria di squadra diventa chiave esterna ed è per questo che convenzionalmente viene indicata con un asterisco. Poi l'attributo, se c'è un attributo, se ci sono degli attributi sull'associazione, vengono aggiunti dove c'è la chiave esterna. Allora, perché si fa proprio questo tipo di traduzione? Guardate, se voi ci ragionate, ci arrivate anche senza ricordare le regole. Sapete che uno delle due chiavi deve andare come chiave esterna dall'altra parte, ma perché proprio il nome della squadra dentro al giocatore e non in viceversa? Perché il giocatore gioca in una squadra, no? Questi attributi voi sapete, perché l'abbiamo già visto nel pratico, che possono avere solo un valore. Non sono attributi nella colonna di una tabella, non è che possiamo mettere più valori. Dobbiamo mettere un valore per ogni riga. Qua io so che il giocatore gioca in una squadra, quindi qua avrò la chiave, il nome di quella squadra lì in cui il giocatore gioca. Ma se io facessi il contrario, cioè se andassi a mettere il nome, la matricola del giocatore nella squadra, non mi basterebbe un attributo, giusto? Non potrei usare un solo attributo perché all'interno di quell'attributo dovrei mettere le matricole di tutti i giocatori, impossibile. Allora dovrei creare quanti? Quanti attributi? Giocatore 1, giocatore 2, giocatore 3. No, è che dovrei qua prevedere di inserire in squadra tanti attributi, uno per ogni giocatore. Perché se ogni squadra ha 11 giocatori, io devo avere giocatore 1, giocatore 2, giocatore fino a 11. Però cosa succede? Quindi la tabella la creo con 11 attributi per mettere le matricole degli 11 giocatori. E se poi si aggiunge un 12° giocatore? Devo di nuovo cambiare la struttura della tabella, no? Non ha senso questa cosa. Quindi l'associazione viene fatta prendendo la chiave dove c'è uno n e la si mette dove sull'entità, l'altra entità, quindi sull'altra relazione. Proviamo a fare la traduzione al contrario, cioè invece di prendere il nome della squadra e metterlo nel giocatore, prendiamo la matricola del giocatore e la mettiamo nella squadra. Ok, quanti giocatori posso mettere in questa squadra? Uno e tutti gli altri? Non sono correlati.
Io, diciamo, l'obiettivo è quello di tenere correlato il giocatore con la squadra, l'abbiamo visto nell'R, no? L'R ci fa appunto vedere che questa associazione mette in correlazione il giocatore con la squadra nella quale gioca. Quindi adesso, facendo la traduzione, io devo avere questa correlazione tra i dati. Ora, supponiamo che il giocatore 1 giochi nella squadra 1. Io ho una colonna che mi permette di inserire la matricola del giocatore che gioca nella squadra 1. Quindi vado a scrivere qua giocatore 1. Questa è la chiave esterna. Bene, io so che il giocatore ha, che ne so, il nome Mario, la data di nascita quella che è, il ruolo, che ne so, attaccante. Molto bene. Con questa matricola vado nella tabella squadra, cerco giocatore 1, lo trovo e riesco anche a sapere in quale squadra gioca. Poi supponiamo giocatore 2 gioca nella squadra 2, quindi anche qui, non so, Luigi che gioca nel ruolo di portiere e nella squadra 2 gioca il giocatore 2. Adesso il giocatore 3 gioca nella squadra 1. Dove lo metto? Non posso creare un'altra riga con squadra 1, perché questa è la chiave primaria. E no, perché poi come faccio? Se io metto giocatore 1, 2, poi come faccio a risalire al singolo giocatore? No, difatti, perché poi non mi permette di andare. Se io parto da qui, dalla squadra, voglio sapere quali sono i giocatori, se ho una stringa, come faccio a correlare quel dato alla matricola? Non posso. Attenzione, perché la matricola, cioè la chiave primaria e la chiave esterna, devono essere definite sullo stesso dominio. Non posso avere una stringa da una parte, dall'altra un'altra cosa, con diverso significato. Capito? Devono essere lo stesso valore. Perché la correlazione dei dati nel modello relazionale si fa sui valori, sui valori e non in altri modi. Invece, cosa succede se faccio il contrario? Quindi adesso vediamo il contrario. Se il giocatore 1 gioca nella squadra 1, qua basta scrivere il valore della chiave primaria della squadra 1. Il giocatore 2 gioca nella squadra 2, qua scriverò squadra 2. Intanto posso anche scrivere l'ingaggio, quello che sarà, insomma. Il giocatore 3 magari appunto gioca nella squadra 1, si chiama Pippo, e lo posso scrivere di nuovo squadra 1. Ingaggio 100. Quindi quando voglio sapere qual è la squadra nella quale gioca questo giocatore 1, cioè avere le informazioni sulla città e i colori sociali, prendo questo valore, vado nella tabella squadra, cerco lo stesso valore, trovo gli altri dati. Viceversa, se voglio sapere quali sono i giocatori che giocano nella squadra 1, vado nella tabella giocatore e vado a cercare squadra 1 in questa colonna e trovo giocatore 1 e giocatore 3. C'è differenza? Certo che c'è differenza. Per cui è una regola importante da rispettare. E cosa succede se l'associazione 1 a molti però è opzionale? Cambia qualcosa? La domanda è questa. Cambia qualcosa o non cambia niente? Dipende. Se l'opzionalità si trova dove c'è la cardinalità massima n, non cambia nulla. Nel senso che si fa la traduzione dello stesso modo, è conveniente farla così. Quindi, per esempio, seminario tiene docente. Il seminario è tenuto da un docente, il docente tiene da 0 a n seminari. Abbiamo questo attributo data sull'associazione. Facciamo di nuovo la traduzione nello stesso modo, cioè prendiamo la matricola del docente e la mettiamo nel seminario. Insieme alla data anche. Eccolo qua. Aspettate. Quindi metto la matricola del docente nel seminario e aggiungo
l'attributo dell'associazione. Se guardiamo alcuni dati fittizi, esempi di dati, cioè dati fittizi, dati finti, vediamo che con questo tipo di traduzione, nel caso in cui ci sia un docente che non tiene seminari, non è che si creano dei campi vuoti, nulli, no? Perché qua ho il seminario e ho la matricola del docente che lo tiene. Quindi anche se ci sono dei docenti, perché c'è l'opzionalità, quindi anche se c'è un docente che appunto non tiene seminari, perché questa associazione ci dice che il docente può anche non tenere seminari, se ci sono dei docenti che non tengono seminario, beh, nessun problema, rimane nella tabella docente, nella tabella seminario non succede niente, cioè non comparirà in questa colonna. Se noi proviamo a fare, perché ho fatto questo documento, perché volevo mostrarvi che siccome si può tradurre sempre con una tabella in più, volevo farvi vedere cosa succede nei due casi. Cioè, se andassi a tradurre questa associazione uno a molti aggiungendo la tabella tiene, cosa succederebbe? Quindi traduciamola come se fosse una molti a molti. Se noi la traduciamo come fosse una molti a molti, le associazioni molti a molti come si traducono? Bisogna creare una tabella in più, poi la chiave primaria di questa nuova tabella è data dall'unione delle chiavi delle due altre relazioni. Quindi qua vedete seminario docente, che hanno i loro attributi, e poi viene aggiunta questa tabella tiene, che ha come chiave primaria l'unione di codice e matrice. Quindi la chiave è composta da due attributi. In più c'è l'attributo data. Poi sono anche chiavi esterne, che codice e matricola, perché il codice fa riferimento al seminario, la matricola fa riferimento alla matricola, al docente. Se faccio questo tipo di traduzione, va benissimo, però vedete che è più dispendiosa rispetto all'altra, perché devo creare una tabella in più. Una tabella in più significa che poi quando devo andare a fare delle interrogazioni ho dei percorsi più lunghi da fare, no? Quindi più accessi, quindi più costoso. Allora non conviene fare questo tipo di traduzione, perché lo stesso risultato ce l'abbiamo con la traduzione mediante chiave esterna, piuttosto che attraverso la creazione di questa tabella in più. Il discorso invece è completamente diverso se, e poi mi fermo, c'è ancora un po' di tempo, se l'associazione è uno molti opzionale, ma l'opzionalità non è dove c'è cardinalità massima n, ma dove c'è cardinalità massima 1. Qua cambia. Esempio, cane. Perché in realtà questo documento io l'ho fatto perché, e se voi prendete un qualunque libro, vi dà tre regole, e dice, fa così. Ma non è così. Cioè, non sono delle regole, bisogna ragionare sulle cose. Se uno non ragiona sulle cose, le applica in maniera così, senza senso, e poi magari non le applica neanche nel modo giusto. Quindi, cane adotta, cioè padrone adotta il cane, ma a volte anche il cane che adotta il padrone, ma il padrone che adotta il cane. Il padrone può adottare da uno n cani. Mentre il cane può essere adottato da un padrone, oppure, poverino, se questo è un canile, non è adottato da nessuno. E qua abbiamo sempre il solito attributo, che non è obbligatorio, ma l'ho messo così, vediamo dove va a finire. Ricordatevi che l'attributo va sempre a finire dove c'è la chiave esterna. Ora proviamo a fare facciamo una traduzione aggiungendo la tabella adotta. Okay? Quindi come se fossero molte monti. Per cui cane e padrone rimangono così, adotta è una nuova tabella che ha come chiave primaria l'unione delle due chiavi, codice fiscale più l'attributo dato inizio. Poi metto dei dati fittizi, ho tre cani, ho due padroni e supponiamo che il primo cane, quello di codice 1, sia adottato dal padrone di codice fiscale 1, quindi nella tabella adotta avrò la riga che mi dice appunto questo, che il cane COD 1 è adottato da CF1, e mi dice anche in quale data.
il cane di codice 2, analogamente se supponiamo sia adottato dal padrone di codice fiscale 2, quindi questa situazione viene rappresentata nella tabella adotta. Poi c'è il cane 3 di codice 3, poverino, che non è adottato da nessuno. Beh, non viene messo nella tabella adotta, rimane lì e non è collegato a nessun padrone. Ok? Vediamo cosa succede se faccio la traduzione come chiave, con la chiave esterna, cioè prendendo la chiave dove c'è uno N, mettendola su 1, su 0,1. Quindi vado a prendere la chiave di padrone, codice fiscale, e l'aggiungo in cane, insieme anche all'attributo dato inizio. Quindi avrò cane con i suoi attributi, poi c'è chiave esterna, codice fiscale del padrone e dato inizio, mentre il padrone rimane così. Con questo tipo di traduzione, il cane COD 1 è adottato da CF1, quindi nella chiave esterna ho il codice fiscale di questo padrone CF1. Avevamo detto che il cane di codice 2 è adottato da CF2, poi rimane il cane di codice 3 che non è adottato da nessuno. Quindi l'attributo codice fiscale e l'attributo dato inizio rimangono con valori nulli. Questa è la differenza. Ora, è meglio uno o l'altra? Su questo purtroppo posso dare una risposta solo molto generica. Così, a occhio, sembra meglio l'altra, no? Perché qua sprechiamo dei campi. C'è uno spreco di spazio, perché adesso è un esempio su tre dati, ma se abbiamo 1000 cani, faccio per dire, che non hanno padrone, ho 2000 campi nulli, quindi proprio uno spreco di memoria considerevole. Quindi questo tipo di valutazioni però, ossia la decisione se è meglio mantenere questi campi nulli o è meglio avere una tabella in più, si fanno facendo quello che si chiama l'analisi delle prestazioni del database. Quindi si vanno, poi vi faccio vedere anche questo, non ve lo chiederò, cioè è molto complicato, non sai, però ve lo faccio vedere. L'analisi delle prestazioni, che si basa sia sull'occupazione dello spazio di memoria, ma anche sulla frequenza delle operazioni principali sul database e sul tipo di accessi che si fanno in lettura e scrittura. Quindi ci sono proprio dei calcoli da fare, che conoscendo le informazioni, ovviamente bisogna avere questi dati, conoscendo una serie di dati, si possono fare questi calcoli per stabilire se in quel contesto è meglio mantenere campi nulli oppure no. Quindi non esiste una risposta. Però l'importante è esserne consapevoli, cioè una cosa è non saperla questa cosa, non sapere nulla di ciò. Un'altra cosa è sapere che questo si può verificare e sapere anche che si può poi, grazie a dei calcoli particolari, decidere se optare per una soluzione o per l'altra. La traduzione di associazioni, torno quindi all'inizio, di associazioni molti a molti, anche qua possiamo tranquillamente dire che indipendentemente dall'opzionalità, l'associazione molti a molti si traduce sempre con una tabella, aggiungendo la tabella. Quindi impiegato partecipa a progetto con associazione molti a molti si traduce aggiungendo la tabella partecipa con la data e creando la chiave primaria come unione delle due chiavi di impiegato di progetto. E qua possiamo tranquillamente verificare, no? Sia che ci sia l'opzionalità, sia che non ci sia, che è la soluzione migliore. Quindi potete poi andarvelo a guardare. Invece per quanto riguarda le associazioni 1-1, direttore dirige dipartimento, dipartimento diretto da un direttore. Qua si fa la stessa traduzione delle 1 a molti non opzionali, quindi si prende, però si può decidere. O prendo il nome del dipartimento e lo metto in direttore, o prendo il nome, il codice del direttore e lo metto in dipartimento, è uguale. Quindi chiave esterna non cambia nulla, quindi posso, e naturalmente l'attributo segue la chiave esterna. Quindi posso sia tradurlo così, sia nell'altro modo, e qua c'è la dimostrazione con questi dati fittizi che non cambia assolutamente nulla. Quando c'è l'opzionalità invece bisogna distinguere se c'è un'opzionalità solo da una parte,
Quindi qua c'è un'associazione dirige. Sto praticamente dicendo qual è l'impiegato che dirige un dipartimento. Con però l'osservazione che non tutti gli impiegati dirigono dipartimenti. Allora, se io in dipartimento metto l'impiegato che lo dirige, avrò Campinulli? No, non avrò Campinulli perché ogni dipartimento ha un dirigente, no? Questo codice avrà sempre un valore perché ogni dipartimento ha esattamente un impiegato che lo dirige. Invece, se io faccio il contrario, cioè se vado a mettere il nome del dipartimento diretto da un certo impiegato, siccome non tutti gli impiegati dirigono un dipartimento, molti impiegati in questo campo nome del dipartimento diretto avranno nulla. Ho l'impiegato, vado a mettere il codice dell'impiegato in dipartimento, prima possibilità di traduzione. Ogni impiegato può essere un direttore o no. Supponiamo che abbiamo quello giallo e quello blu sono direttori di dipartimento. Quindi nel dipartimento, nel campo codice chiave esterna, avrò il codice 1, direttore del dipartimento nome 1, codice 2 del dipartimento, e poi questo codice 3 non sta da nessuna parte perché non dirige nessun dipartimento. Se faccio la traduzione al contrario, cioè se metto il nome del dipartimento nell'impiegato, cosa succede? Che tutti gli impiegati che non sono direttori di dipartimento avranno in questa chiave esterna il valore nullo. E anche la data di inizio avrà valore nullo, perché questi non sono direttori di dipartimento. Quando c'è la partecipazione opzionale di entrambe le entità, invece si crea una tabella in più. E qua c'è la dimostrazione del motivo per cui conviene fare questo tipo di traduzione. La prossima volta vediamo la traduzione delle associazioni ricorsive, la traduzione delle entità deboli che già conoscete, la traduzione delle associazioni ternarie e poi questa parte è finita.